Piatti che si leccano, candele che si mangiano, forchetta, coltello, cucchiaio, tutto in uno? Queste sono solo alcune delle cose pazze che vedrete in questo video. In questa serie sto facendo un viaggio alla scoperta di ristoranti stellati a cui è stata data anche la Stella Verde, il nuovo riconoscimento Michelin per la sostenibilità. Nel primo episodio, se vi ricordate, abbiamo mangiato al Gioia, una stella Michelin e Stella Verde. Oggi invece le stelle aumentano, in quanto per la prima volta mangerò in un ristorante 2 stelle con Stella Verde. E, sempre per restare in tema di sostenibilità, sto guidando un'auto ibrida, la Mercedes GLG 300DE. Ora, dato che mi aspetta un viaggio fuori città e dato che siamo in periodo di cambio gomme, bisogna cambiare le gomme. Sono venuto dagli amici di BRS e questa volta non monterò le gomme invernali, ma monterò queste. Le Michelin Cross Climate 2. Ho già fatto un video dedicato in cui spiego tutto quello che c'è da sapere su gomme estive e gomme invernali. Qui vi riassumo solo alcune cose importanti. Questo è un tipo di gomma all season, ovvero va bene sia d'estate sia d'inverno. Come facciamo a capire se la gomma che abbiamo va bene o no per l'inverno? Se guardiamo sul lato, troveremo una scritta M+S. Quella significa che la gomma è omologata per girare d'inverno. Ma questo non vuol dire che sia una gomma giusta per andare sulla neve. Quello che invece dovete andare a cercare è questo simbolino qui, della montagna con dentro il fiocco di neve. Questo simbolo qui, che è riportato anche sull'etichetta, significa che questa gomma è stata testata sulla neve e ha superato dei test di omologazione sulla neve. Inoltre vi segno anche un altro trucchetto per capire se la gomma è ancora buona oppure siete arrivati alla fine. Sul Cross Climate 2 in particolare hanno messo questi pallini. Questi qui sono i pallini di usura, che indicano il 75, il 50 e il 25%. Ma questi sono una cosa in più. Quello che invece voi dovete andare a cercare, che per legge è presente su tutte queste gomme, è questa tacchetta qui, questo gradino qui. È facile da trovare perché sul lato della gomma è indicata da questo omino Michelin chiamato Bibendum. Quando il battistrada dei tasselli si è consumato a tal punto che è arrivato allo stesso livello di quella, la gomma è finita ed è da cambiare. Una cosa che forse non sapete è questa: Michelin fa i test sulle gomme anche usurate. Questo dunque cosa comporta? Che quando sviluppano le loro gomme, le sviluppano per far sì che funzionino fino alla fine. Ci sono invece delle case che magari propongono delle gomme anche ottime, che però quando sono usurate perdono tanto. Quindi, insomma, tenete d'occhio la tacchetta, perché con quella capite il grado d'usura della gomma, e se avete una gomma Michelin, sapete che finché non è arrivata quella tacca, questa gomma è stata testata per andare bene. Quanto alla scelta su cosa fare, se gomme invernali o gomme estive, ho lasciato qui sotto l'altro video in cui vi spiego tutto quanto. Diciamo che se avete un'auto normale che usate solo per spostarvi e non avete esigenze super sportive, probabilmente la Michelin Cross Climate 2 All Season è quella che fa per voi, perché la metti una volta sola e non devi pensarci più. Finché non finisce, non la cambi. La nostra seconda cena stellata si svolge al Do di Davide Oldani a Cornaredo. Due stelle Michelin che si è conquistato la Stella Verde per la sostenibilità. In questo ristorante ogni oggetto è stato disegnato e costruito da loro per soddisfare delle esigenze particolari, a partire dal tavolo, alto 80 cm per aiutare la digestione. Sotto di esso troviamo delle tasche per gli oggetti, esattamente come sulla sedia. E nel corso della cena poi scoprirete anche come i piatti, le posate e i bicchieri siano stati disegnati con un preciso scopo. Ma andiamo con ordine. Oggi qui ad accompagnarmi avrò una bionda un po' speciale. Lo so, vi aspettavate una bionda diversa, ma questo passava al convento. Solo per la guida Michelin potevi invitarmi a cena, tu maledetto. No, sai perché ti ho invitato? Perché tu, dopo stasera, sarai ufficialmente la persona con cui avrò mangiato nel ristorante migliore del mondo e nel ristorante peggiore del mondo. È vero, questo è vero. Vediamo se ti ricordi qual è. Dammi un aiuto. È a molti chilometri da qua. Venezuela. Bravo. Il paninaro. Il paninaro. No, vabbè. Voi non avete idea di che cosa abbiamo mangiato quella sera in Venezuela. Il nostro amico per uscire dopo cena ha detto: io ragazzi devo vomitare, se no non posso. Bene, come quindi riuscito? Tu non hai mai mangiato nel ristorante stellato? No, io sono uomo da trattoria. Perfetto. Stasera vedrai e mi dirai. Ragazzi, Mazzoli sta bevendo il suo primo Dom Perignon della vita. Non è vero. L'aperitivo è ispirato alla figlia dello chef che leccava il piatto quando finiva. Per questo hanno creato un piatto fatto apposta per essere leccato. Su di esso troviamo del lardo pestato, salsa di mela verde e orzo soffiato.
Mamma mia. Che era? Volevo dire la lencata migliore della mia vita, ma lo taglialo, Teo, ti ammazzo. Teo, mettila. A seguire, pane e olio all'italiana rivisitato con una candela fatta con olio di armellino. Già, quella candela non è cera, ma è olio. E del pane alla farina di segale nebulizzato con l'aceto. La cosa più delicata che abbia mai mangiato, questo pane con quest'olio. Si continua con una rivisitazione della Caesar salad, da mangiare in un boccone solo, e per ultimo un bignè con crema di stracitunte. Cialda croccante al peperone crusco con una puntina di miele. Per me, che sono intollerante al lattosio, al posto del bignè hanno fatto un cannolo che è un mini tacos con pasta di mais, crema di fagioli rossi e una cremosa oliva all'ascolana. Non puoi capire. Non so cosa ho mangiato, ma so che è buonissimo. Non ho capito cosa fosse. È un'oliva ascolana rivisitata. Ma non era un'oliva ascolana. Cioè... La forchetta è stata disegnata dallo chef. Questa si chiama passepartout ed è un forchiaio. No, taglia anche. Un fortello. Un fortelchiaio. Fortellaio. C'è tutto, c'è forchetta, cucchiaio, coltello. È geniale. Proseguiamo con un benvenuto della cucina, la minestra di sassi, ispirata da una fiaba ungherese. Un finto sasso con mousse di polpo, e per me radice ci sempre per la mia intolleranza, con un brodo di pesce ed alghe, alga croccante, trancio di patata fondente e gelatina al limone. Sembra veramente un sasso, incredibile. Ci spiace quasi rovinare... Oh, vabbè, io vado. Il coltellaio funziona. Interessante. È geniale, vedete, io riesco a tagliarlo e prenderlo. Ispirandosi all'Oriente, continuiamo con A portata di mano, ideato dallo chef per mangiare utilizzando un'apposita paletta. Troviamo la cipolla caramellata, uno dei punti forti di Oldani, quindi una composta di cipolle, una spuma di grana tiepida, gelato al grana e una sfoglia sbriciolata. No, ok. Prima ha detto una cosa, ha detto quando volete, se non ce la fate più, potete interrompermi. Credo che questa cosa non accadrà mai. Arriveremo fino a rotolare. Dici che posso leccare anche questo? Sì. Dall'Oriente all'Atlantico con una capa santa atlantica, cotta con infusione a brodo di pesce, cipollotto, zenzero e tamarindo, che ci è stato anche servito in un bicchiere per poterle assaporare insieme. Ho le lacrime agli occhi. È buonissimo. Commovente. Il profumo appena hanno tolto la capasanta dal bicchiere è stato qualcosa di wow. Sai che se questo coltellaio lo mettessi su Amazon, che non ti venderebbe? Mamma mia. Cioè, con questo non mi romperebbero più le scatole se mangio la pasta col cucchiaio. Poi non sapete quanta roba in meno hai da pulire. Uno. Sembra una sala operatoria la cucina. Cioè, è incredibile, niente lasciato al caso, le pentole, tutto sistemato. Come piace a me, come anche quando vai in officina, gli attrezzi, le cose, tutto deve essere perfetto e pulito. Stavamo notando questa cosa, che saper capire i gusti del vino, i gusti del cibo, è come quando un pilota ha la sensibilità di capire il click alla la sospensione, la durezza della molla, quelle cose lì. E la cucina, alla fine, è come l'officina. Cioè, il buon pilota si capisce da quanto riesce a capire bene, un ristorante di livello si riesce a capire anche da quanto la cucina è ordinata, organizzata. Verissimo, però nel motociclismo sei un po' di coraggio. Ti butti in qualche maniera, qualcosa puoi fare. In cucina, sì, coraggio, prendi fuoco probabilmente. O mangi una schifezza. Però quando mangi, il coraggio tuo si è visto in Venezuela, perché quel panino te lo sei mangiato tutto. Però sono anche l'unico che ha resistito. Tu hai resistito, io no, ho dovuto andare in bagno. Cominciamo con le portate principali. La prima è semola, salsa bisque, sale e col, che è un'alga di mare, rafano, cialda di mais croccante e uno scampo cotto a bassa temperatura. È troppo buono. Questo vino... Recensione, grazie. Allora, complessità, intensità e finezza. Qualcosa che mi ricorda il caramello, tipo. Seconda portata, riso mantecato con barbabietola fatte a gelatina, con burro peredo e per me senza, e salsa kirsch. Molto perplesso. Non sembra, ma lì sotto c'è del riso. Guarda. Oh. Credo di non aver mai mangiato la barbabietola in tutta la mia vita. Mamma mia. Il potere di questi posti è che prendi una cosa che non ti piace e te la fanno piacere. Tipo a me la barbabietola non piace,
Questa mi piace. Non so come faccio. C'è una camera per poter stare qua a vivere sempre tutti i giorni. Anche perché finito il servizio avanzerà qualcosa che hanno cucinato, no? Tipo dal riso che hanno fatto ne avanzerà un po', no? Finito il servizio, alla fine dobbiamo lavare i piatti, secondo me. Vabbè, io per mangiare così tutte le sere li lavo anche volentieri. Non sono grande amante, però non voglio fare il figo, ma sto cercando di capire. Non ho mai bevuto un rosé così buono. Questo invece è un vino nero, giovane, che fa la parte. Aspetta, voglio fare il professionista, scusa. La Francia? Si sciacqua la bocca prima. Abbiamo un intenditore. Voglio fare i gargarismi. Rouilly è un comune che c'è sotto la Côte d'Or, che è la zona più importante. Ah, è Chalon-sur-Saône. Sì, qua ci passiamo sempre per andare ad Assen. Quando lui ti parla di vini, tu praticamente associ alle strade che devi fare per andare alle gare del mondiale. Esattamente. Sì, come quando a me dicono Mugello o Franciacorta, io non penso al vino. Franciacorta io penso all'autodromo. La pista. Terza portata, merluzzo dei mari del nord, cotto a vapore con pelle croccante, salsa salmorillo, purea di patate, zafferano e aglione e salsa quatara versata durante il servizio. Appena mi è arrivato il piatto, voi non avete idea del profumo che è salito da qua. Cos'è, delsino? Coltellaccio, cucchiacciaio. Io lo definirei commovente. La pelle, come sono riusciti a farla. Comunque, se posso darvi un consiglio, quando venite a mangiare in un ristorante stellato, portatevi il dizionario dei sinonimi e contrari, perché gli aggettivi che avete usato in tutti gli altri posti non possono essere utilizzati e io ho mancanza di parole. No, davvero. Come si fa a mettere così tante cose così buone in un unico piatto? Voglio dirvi che Edo ha avuto l'idea migliore della serata, quella di chiedere il pane per fare la scarpetta. Che tra l'altro mi hanno detto che stava arrivando appunto per fare la scarpetta. Ragazzi, questo, fatto da loro ovviamente in casa, su questa, cioè la scarpetta è l'essenza del cibo. Io quando vedo la gente al ristorante che non fa la scarpetta, ma come si fa a non fare la scarpetta? Il piatto l'abbiamo già lavato noi. L'abbiamo già lavato. Quarta portata, lombata di agnello cotta a bassa temperatura con panatura di spezie affumicate. Viene servito insieme del pane al sale, sfogliato e glassato con miele di acacia e delle salviette per pulirsi le dita dopo averlo mangiato. Sì, sì, avete presente quelle salviette che si gonfiano quando le bagni? Cioè io la devo prendere e me la devo fare così. Dai, non è vero. Perché il pane, che assaggerai, è un po' appiccicoso. No, qua bisogna chiedere se le cose si mangiano o no, perché dopo che ho mangiato una candela magari mi mangio anche la salvietta. Infatti vedi, il ragazzo continuava a dire, le salviette, in che senso le salviette? Allora, il topinambur è la cosa che io odio insieme ai carciofi. Vediamo se continuo a odiarlo o se qua mi piace. No, il topinambur sa di carciofo, io odio i carciofi. Ma non è vero. Sa di carciofo? Ma non è vero. Mangia la buccia. Oh. Guardala dentro. Falla vedere bene. Falla vedere bene. Edo sto cercando di capire come funziona la salvietta. Aspetta. Ho capito. Sì, vabbè. Contro le mani appiccicose abbiamo salvietta. Quinta portata, le dita di Fatima. Pasta croccante con agnello brasato, polvere di limone nero affumicato e purea di zucca con semi di zucca tostati. Sempre per il discorso profumi, appena arrivato il piatto, io ho detto Africa, infatti Marocco. Questo va cucciato qui. Questo è quando dai un morso a qualcosa e ha un gusto che non ti aspetti. Siamo quasi al dolce, vino da dolce e... pazzesco, dolcissimo. Sesta portata. Per Edo abbiamo la verticale di formaggi, dove di quei tre solo uno è quello vero. Esatto, due sono finti e uno è vero. Volete indovinare quale? Dai, vi do 5 secondi. 5, 4, 3, 2, 1. Ebbene, l'unico vero formaggio è quello centrale.
Si chiama Carnia, uno stagionato 60 giorni friuliano, mentre quella a forma di groviera è una mousse fatta di uva moscato e quella a forma di grana è un pane soffice cotto al vapore leggermente arrostito. Il tutto accompagnato da grissini dolci, amari, al cacao e zucchero. Per me invece che sono sfigato e non posso mangiare lattosio, pre-dessert con sorbetto di uva fragola con sotto un biscotto al cacao sbriciolato e composta e focaccia di fichi. È a metà fra un formaggio e un dolce. E una cheesecake, è una roba quasi pan di Spagna, ma non è pan. Dimmi se non è così. Via. Mamma mia. Dio, questo formaggio è incredibile. Per il dessert hanno cambiato bicchieri dell'acqua e tovaglioli. Io mi stavo arrabbiando per il bicchiere dell'acqua. Ti ha portato via l'acqua, lui era lì. E ora il dessert. Soufflé con un croccante gelato alle mandorle per me, mentre per Edo yogurt cremoso con granita di timo. La nostra domanda è come si mangia il soufflé? No, la mia domanda. Qua è caldo, molto caldo. Come si mangia il soufflé? Un cucchiaio di uno, un cucchiaio di l'altro. Devi divertirti anche con le temperature e le consistenze. Ora capisco quando diceva vi divertite con le temperature. Caldo, eh? Che buono! Non so che questo video è monotono in cui continueremo a dire wow, che buono, figata. Però così. Allora, abbiamo pareri contrastanti. Nel senso che a me, quando mangio il soufflé, senti proprio l'uovo. A lui questa cosa non piace. Mi piacerebbe... meno uovo. Uovo, ma magari nascosto da dello zucchero. Però siccome non faccio questo di mestiere, non ti so dire. Invece, quando mangio questo gelato alla mandorla con la sua granella sotto... è incredibile, perché il gelato alla mandorla già di per sé è pazzesco. Quella granella ha qualcosa di acidulo. Tipo, avete presente quando mangiate i frizzi pazzi? Conosci i frizzi pazzi? Sì. Che ti danno quelli... brividino. Naturalmente ci viene chiesto se vogliamo provare un altro dessert. Il milanese. Panettone con glassa alle mandorle e candite all'arancia, servita con del gelato alla vaniglia. Beh, la nostra risposta ovviamente è stata... no, no. Sono un po' pieno. A parte il passepartout, io non ho visto due posate una uguale all'altra. Non c'è niente di uguale. Ti vedo provato. Sono confuso. È come se avessi provato 10 moto diverse in un giorno. È spuntata una nuova luce su questo tavolo. Che si chiama Bontà. Bontà? Bontà, sì. L'ha disegnata lo chef Oldani con Artemide. Questa lampada sostenibile, anche questa, perché ha una ricarica USB. Quindi ricaricabile, che viene utilizzata anche per appoggiare del cibo. Ma non c'è due senza tre. Terzo dessert, piccola pasticceria. Troviamo il buono del cornetto, che sarebbe la punta finale con cioccolato fondente, crema al mascarpone e fave di cacao. Insieme troviamo la vecchia lira, biscotto bacio di dama con mandorle e ganache di nocciola. Oltre a questo troviamo... queste foglie che ricordano l'autunno. Ma si mangiano? Allora, l'albero no. Ah, ok. Però le foglioline sì, anche i semi di lino... sì, io rido, ma ce l'avrei chiesto. Esatto. Cioè, devo chiedere ogni volta cosa si mangia e cosa no, perché... le foglie si mangiano, quella sdraiata per te senza latticino, wow. Quell'altra normale, sono fatte con un pan de pis, un pane speziato. Questo è il carrello delle tisane. Wow. Ok? Le facciamo con queste erbe aromatiche prima, perché c'è la salvia, il rosmarino, il timo e la maggiorana. Poi aggiungiamo anche delle spezie. C'è una forbice di un maestro bonsai che ha disegnato e ha fatto per potare i bonsai. Si chiama Ichiban, che in giapponese vuol dire numero uno. Wow. E noi la usiamo per fare il meno male possibile alle foglie quando tagliamo le erbe. Ecco, quando mi hai detto tisana, io ancora sciocco, non ho capito dove sono e di che cosa stiamo parlando. Qui sono abituato a classico ristorante in cui ti portano la teiera d'acqua con la bustina. Avete capito? Ha creato un'opera d'arte al posto di una tisana. Tempo di infusione, la clessidra artigianale di Venini dura più o meno sui 5 minuti. Il cronometro per te, Albi. Ti do la paga, Cremona ha girato più forte io di te. A parte che io devo ancora provare le Legend. Sono stato invitato ma ancora stai latitando. Perché io, guarda, la vedi questa. Quando vuoi prenderti 3 secondi così proprio facili. Dove facili vai? Dove ti aspetto. Io non so questo video quanto verrà lungo una volta montato, che c'è così tanta roba da dire, così tante cose assurde. Il bicchiere in doppio vetro, così dentro è caldo, ma quando lo prendi in mano non ti scotti.
facciamo un po' di business. Se su Amazon ci mettiamo a vendere il bicchiere in doppio vetro e il fortellaio lì, il forchiaio, facciamo un sacco di soldi. Sì. Poi troviamo anche un accordo con loro per il brevetto, giustamente. Cioè, però, ma che brevetto, dobbiamo rubare tutto. Basta. Finito il tempo ideale per far raffreddare la mia tisana, indicato dalla clessidra, posso gustarmela e ripensare a che cosa ho appena vissuto. Mangiare in un ristorante 2 stelle Michelin non significa semplicemente mangiare molto bene, ma significa vivere un'esperienza. Non sapere che forma avrà ogni piatto, non sapere che idea ci sia dietro ogni piatto, non sapere come dovrai mangiare ogni piatto, ma semplicemente lasciarti sorprendere e stupire dalla fantasia e creatività di persone che sarebbe riduttivo definire semplici chef, in quanto si parla di veri e propri artisti. Artisti il cui estro e genialità riesce a stimolare ogni senso, trasformando una semplice cena in un'esperienza sensoriale completa. Il conto totale è stato di 555 euro, ovvero 277,5 euro a testa, che, se consideriamo la quantità di vini bevuti e il livello dell'esperienza, ci sta. La nostra cena finisce qui, ma il mio viaggio continua. Sono infatti diretto a Torino per l'ultima esperienza stellata, dove farò una sorpresa a una persona speciale.